orientamento scolastico dell'Istituto Vasari di Arezzo, e parliamo degli indirizzi tecnici che ci sono all'interno e proprio di aeronautica e grafica. Con noi abbiamo, ve le presento subito, la docente di laboratorio Virginia Ferrotti e Anna Maria Prutean, ho detto bene Anna Maria, che praticamente fa il quinto anno di aeronautica. Però io, Virginia, fino all'anno scorso ti avevo presentato come studente, sì, mentre invece in questo caso ti ho presentato come docente appunto di grafico. Com'è stato questo passaggio? Allora, da una parte è stato stranissimo, perché comunque passare nella stessa scuola da alunna a docente è una sensazione strana. Bella, ma però. È bellissima, ma dall'altra parte appunto è una sensazione bellissima, un'opportunità fantastica. Quindi tu praticamente sei diplomata l'anno scorso, no? Cioè, nel 2021, giusto? Esatto. Ecco, e quindi adesso da docente descrivimi un po' com'è il percorso di grafica all'interno appunto dell'Istituto Vasari. Allora sì, da docente stiamo insegnando appunto materie come laboratorio grafico, ma possiamo passare anche al videomaking, o ci sono materie come comunicazione e marketing, quindi per far riuscire a capire meglio comunque a chi studia questa materia come comunicare meglio una cosa. Attraverso appunto dei programmi, attraverso la visione di quando si guarda che sia un manifesto, che sia un video, che sia qualsiasi cosa che entra nel mondo della grafica. Questi sono i laboratori che voi avete, no? In questo caso vediamo le immagini, no? Sì. Lo vedi qua, guarda. I laboratori, e quindi usate dei programmi particolari. Sì, i programmi principali che utilizziamo sono programmi, tutto il pacchetto Adobe, come Illustrator, che è per la grafica vettoriale, Photoshop, perché per il ritocco, sì, foto, ma utilizziamo anche Premiere, che è per il montaggio video, o InDesign, che è per l'impaginazione, per esempio di giornali, manifesti. Certo, quindi tutto quello che riguarda il mondo della grafica. Il mondo della grafica. Tu sei stata qui a Teletruria nei nostri studi e tu hai fatto praticamente il tirocinio? Sì. Ho fatto lo stage. Lo stage, e quindi ecco, hai anche lavorato nel campo in questo caso. Esatto. E questo passaggio, cioè, se uno ti dice, ma come, un'alunna passa docente, perché proprio, cioè, hai fatto un qualcosa di particolare? Ma io penso che in questo campo serva... A parte che eri preparata, perché sennò sì, non si esatto, faceva. Serve tanta preparazione e... Questo, cioè se una persona è preparata e comunque si vede che vale nel campo comunque pratico, può appunto avere la possibilità di entrare e essere docente. Docente, perfetto, quindi è stato questo, no, il passaggio. Però vada ad incontrare la... In questo caso lei è docente, quindi alunna, Anna Maria. Allora, tu sei in divisa. Leva quei capelli un attimo, bellissimi però, che ci coprono. Ecco, i gradi che hai nelle spalline. Tu sei al quinto anno, però in questo caso... Sono un pilota, pilota di aerei da turismo, e aerei che si trovano qui anche all'aeroclub di Arezzo. Cioè già tu potresti pilotare questi aerei? Sì. Tu lo fai. Sì. E step successivo, pilota civile? Sì. Com'è nato il tuo percorso? Guardate che, cioè, all'interno dell'Istituto Vasari ci sono questi percorsi tecnici da fare, e Anna Maria è arrivata quasi alla fine. Quindi com'è stato il tuo percorso all'interno appunto dell'Istituto Vasari? Avevo questa passione, ho trovato questo indirizzo in cui c'erano queste materie che mi appassionavano veramente tanto, e con l'Aeroclub di Arezzo sono riuscita anche a prendere il brevetto. Quindi riuscivo a mettere in pratica anche ciò che imparavo a scuola. Ecco, oltre alle materie canoniche, immagino, ecco, quali sono le materie che fate che vi distinguono per appunto indirizzo tecnico aeronautica? Abbiamo la meccanica del volo, la struttura e la costruzione del mezzo aereo, la conduzione, abbiamo anche dei simulatori a scuola in cui... Questi praticamente sono simulatori, oppure è proprio il volo? No, è proprio il volo, questa è la città di Arezzo. È la città di Arezzo in volo? Bellissima questa cosa, tu vai sopra così, continuiamo, vai, è affascinante questa cosa, vai. E quindi ci sono queste materie che comunque ti spiegano anche come è costruito l'aereo, come si aggiusta tutta la parte anche dell'aerodinamica, come funziona l'aereo, perché sta in volo.
Quindi praticamente si sfatano, no? Perché ci sono dei, a livello culturale ci sono dei pensieri che gli uomini possono fare dei lavori e le donne ne possono fare altri. Questa è la dimostrazione che fondamentalmente anche una donna ci può capire di meccanica. Io non ci capisco niente, no? Però tu hai fatto anche in Spagna, mi sembra, proprio un percorso, uno stage, no? Ho fatto uno stage a Valencia in cui lavoravo in un'officina meccanica, un'officina però a 5 stelle, parecchio all'avanguardia, e aggiustavo le macchine. Quindi ti sporcavi le mani col grasso? Io ho avuto il papà che faceva il meccanico, capito? Quindi quando sento parlare di grasso e di strumenti, so di cosa si parla. E quindi hai fatto anche quell'esperienza, perché il vostro percorso deve conoscere dall'A alla Z un aereo, è vero? Allora, prossimo step quale sarà? A parte prendere il diploma, E quindi diventerai con il diploma come ti diplomi? Mi diplomo come meccanica, perché faccio l'indirizzo di costruzione del mezzo aereo. Perfetto. E poi subito dove? E poi penso di andare a prendere il brevetto per diventare pilota di linea. Capite, insomma, voglio dire, anche perché a volte si pensa, no, le città, Arezzo è una grande città perché dà grandi opportunità, ci sono indirizzi di studio che possono far sì che una ragazza possa anche diventare pilota civile. Guarda, mi fa effetto dirlo, perché non si dovrebbe dire, perché voglio dire, sì, è il genere, no? Nel senso, cioè, una persona gli piace fare determinate cose, in questo caso il volo, e tu vai a farlo, indipendentemente che tu sia uomo o donna. Bello, no? Avere colleghi, avere anche... Tu, allora, ora ti sei data alla docenza, però cosa vorrai fare esattamente ancora? Ti vorrai dedicare alla docenza sempre di grafico, oppure aspiri a anche avere un qualcosa di tuo? Vedremo, perché questo percorso da docente mi sta piacendo tantissimo, comunque è una nuova esperienza, ma sto facendo contemporaneamente l'Accademia delle Belle Arti. Quindi il mio sogno sarebbe proprio diventare graphic designer, lavorare comunque in un'azienda grande, iniziare a progettare cose. Cosa? O magari creare un brand tutto mio, quindi metterlo in felpe, cappellini, magliette. Quindi ecco, vedete? Cioè, sognare, ragazze, è importante, però le basi sono ulteriormente importanti, quindi all'Istituto Vasari, certo, di Arezzo avete trovato la base. Per, io ti, vada, ti faccio un in bocca, mi fai un'invidia, sei bellissima con quella camicia che ho saputo dalla vicepreside Martina Scala, che non se la voleva mettere, è stata quasi forzata, ma mai vergogna, perché voglio dire, cioè, la dovrai indossare, mi auguro che tu la indossi per tutta la vita, è questo il mio augurio che ti faccio. Grazie. E allora, Anna Maria Prutean, del quinto aeronautico, presto pilota civile, ti ringrazio, e ringrazio anche Virginia Ferrotti, docente di laboratorio grafico, quindi da studente, alunna, è passata a docente. Un in bocca al lupo a tutti e due, quindi orientamento scolastico. Ah, ecco, come docente, dimmi, avete le giornate aperte, no? Ho avuto qui anche il preside, no? Il dirigente, certo, scolastico, quindi tutti i sabati, mi sembra, no? Avete l'orientamento? Sì. Ecco, sì, quindi sì, questo sabato c'è l'open day. Tutti i sabati, mi sembra di aver capito dal dirigente scolastico Roberto Santi, si può andare, oppure anche tramite il sito su Facebook si può avere informazioni, andiamo anche come famiglia e scegliamo l'orientamento migliore per i nostri ragazzi.